Eh sì, si prenderà un turno di riposo con il Pontedera perché è arrivata l'ammonizione e quindi la squalifica, però credo che con questo Bernardotto per te, Janes, soprattutto nel secondo tempo, non era facile. Avete fatto una partita molto fisica ma anche molto solida. Sì, è un avversario fastidioso. Poi diciamo che oggi non è stata una bellissima partita, comunque era una squadra che giocava poco, stavano tutti dietro, quindi trovare spazi per noi era veramente difficile. Pensavo e speravo di riuscire a sbloccarla, noi squadra, riuscirla a sbloccare su qualche palla inattiva, calcio d'angolo, però purtroppo non sono arrivate, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno, che comunque usciamo dal campo con un punto. C'è qualche rimpianto per quelle occasioni del primo tempo? Ho visto anche come il Teramo vi ha messo in difficoltà nella ripresa, va bene così. No, è stata, come ho detto, una brutta partita, era difficile trovare gli spazi, stavano tutti dietro, quindi per noi era veramente difficile, sono state poche, penso, le occasioni. Però, come ho detto, voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, visto anche che l'Entella ha perso, abbiamo preso un punto, vediamo il Cesena quello che farà lunedì e poi andiamo avanti per la nostra strada. Ti riposerai un po' dopo questa lunga Sì. serie di partite giocate. Stavo cercando di tenere botta il più possibile, però oggi è arrivata l'ammonizione. Quindi mi riposo un turno e poi si vedrà. Hai fatto la C ad alti livelli, hai fatto soprattutto la B. Ti chiedo se questo Pescara, io per questo Pescara intendo quello post Reggio Emilia, quindi con i tre centrocampisti, è un Pescara che se la può giocare tranquillamente playoff. Ma penso sia innegabile il fatto che il Pescara ora sia un Pescara diverso e per certi versi anche migliori. Quello che possiamo fare lo dirà il campo. Senza dubbio arriviamo con molte più certezze di quelle che avevamo magari prima.